Bella a tutti ragazzi, sono Dermi, oggi vedremo il dietro il beat di Moonstar, il nuovo pezzo di Da Supreme, pezzo veramente particolare, mi piace molto. Direi che possiamo partire, io ho loopato come sempre la melodia originale dal pezzo originale e le note che suona la chitarra sono queste. Come avete potuto sentire, la chitarra non è una chitarra reale, quindi è creata all'interno di FL tramite dei plugin. E la particolarità di questa chitarra è di avere il pitch che cambia, l'intonazione delle note che cambia durante il loop. Ovvero è un po' detunata. Questo effetto lo possiamo ricreare, diciamo, ottenere grazie a questo VST molto conosciuto, Unstable. Inoltre, la chitarra ha anche un effetto simile a un vinile. E ha anche le alte molto tagliate, una chitarra molto chiusa e si sente anche quella specie di fruscio tipico di un vinile. Quindi un altro plugin che possiamo utilizzare per ricrearla è questo qui, iZOP Vinyl, anche questo molto utilizzato negli ultimi anni. Subito dopo all'interno del pezzo entra un vox, io l'ho ricreato utilizzando appunto un vox insieme a una lead che suona queste note qui. E le suona prima un'ottava sotto e poi un'ottava sopra. Passando ai drums, abbiamo il kick che ha questo pattern qui quasi per tutto il pezzo, tranne in alcuni punti in cui cambia. Clap semplicissimo. Per le percussioni invece abbiamo un pattern un po' più complicato che cambia molte volte all'interno del pezzo. Le due percussioni principali sono principalmente questa specie di bongo, diciamo, e questa cowbell qui. Il primo pattern è così. Subito dopo abbiamo quest'altro, che è l'insieme di questa percussione col cowbell. E infine il terzo pattern. Il cowbell suona sempre nello stesso punto, ovvero qui. Gli hi-hat sono semplicissimi, questo pattern così. L'808 viene unito a un'onda saw, ovvero un'onda che ha un suono più o meno così, molto utilizzata da Supreme e suona solo alcune note dell'808, quindi più o meno così. Nello stacco poi abbiamo quest'altro suono che si inserisce, che è una specie di fischio. Poi infine abbiamo questo stacco dove si sente una specie di percussione, un FX, non ho capito bene cosa sia, però ho provato a ricrearla con questi hi-hat. Il pezzo principalmente è questo, l'unica cosa che possiamo aggiungere, diciamo, è questi effetti tipo stutter, quindi una specie di blocco del beat, che si sentono in alcuni punti nella seconda parte. Mi auguro che il video vi sia piaciuto e sia stato di vostro gradimento, vi ricordo di iscrivervi, seguirmi su Instagram con il link sempre in descrizione, farmi sapere cosa ne pensate di questa serie e quali pezzi dovrei fare,
Inoltre, fatemi sapere anche cosa pensate del pezzo di Tasto Primo, a me è piaciuto un sacco. E ci becchiamo al prossimo. Bella!